buongiorno e buon inizio del weekly vlog. Che bella la vista della carta igienica. Sono in bagno perché è l'unico punto della casa dove c'è la luce. Siccome stamattina ho fatto uno schifo di tempo, ho dovuto chiudere tutto perché l'ultima volta, le ultime due volte mi si è allagata praticamente casa. Oggi è un tempo un po' ballerino e dato che sto per uscire l'ho lasciata giù perché stamattina sono andata a far colazione con la Roby e poi adesso stiamo per uscire che domani è domenica e dobbiamo andare a fare, dopo il soft air facciamo la grigliata lì nel campo tutti quanti. Tra l'altro volevo, già che ci sono, rispondere, ma sto ciuffo qua così? Vabbè. Rispondere proprio qua a inizio weekly perché non sto più facendo video normali. Il motivo è che fa caldo, a parte oggi che si sta da Dio, perché sono stata tantissimo impegnata. Voi ovviamente vedete che magari ho il tempo per guardarmi i film, che c'è stato appunto lo scorso weekly un giorno che mi sono guardata la carrellata di film, o per andare in giro a catturare Pokémon. È estate anche per me e mi voglio godere queste giornate libere, proprio total free, con le softbox puntate, il caldo, stare a editare chissà quale editing per dei video specifici. Quindi ho detto: senti, faccio i weekly e buona per quest'estate, nel senso per questo periodo. E tanto so che comunque chi devo tenere compagnia, tengo compagnia, chi mi segue perché comunque mi ama per come sono, mi segue anche nei weekly e il resto mi dispiace, ma ci vediamo a settembre. Veramente tantissima voglia di fare tipo i preferiti, queste cose qui, però fa veramente troppo caldo, anche mettermi lì con la videocamera per terra, con la luce del sole. Fa troppo, troppo, vi assicuro, troppo caldo. E poi non lo so, non ho avuto ancora quel pomeriggio da truccarmi tranquilla e fare i video come dico io, perché sapete che se non sono montati come dico io non li carico. Qual è il suo lavoro? Fai video? Ah, praticamente è un fancazzo. Sfiderei chiunque a fare quello che faccio io, non dico quello che fanno gli youtuber, ma quello che faccio io, perché ognuno fa questa cosa in modo differente. C'è chi prende, registra e ciao, c'è chi prende, inizia a starci dietro. Ci sono persone e persone, io non capisco perché le persone debbano sempre giudicare il lavoro degli altri o comunque mettere sempre becco nella vita degli altri, è una cosa tristissima secondo me, perché se tu sei felice della tua vita e te la meni dicendo che hai una vita, che lavori, che ti sbatti, che ti fai il culo, buon per te, cioè veramente sono contentissima per tutte queste persone che si sentono nella vita realizzate più di me e secondo loro appunto io non faccio un cazzo e vivo sulle spalle di queste persone, mi dispiace dirlo ma non è così. Sì, e ovviamente voi potete pensare quello che volete, ma offendere è brutto, cioè è triste, perché se sei soddisfatto della tua vita, tu non vai a rompere le palle agli altri. Te le tieni per te queste cose, soprattutto se di base hai un'educazione. Non volevo rompervi le palle a inizio weekly con questa cosa, però niente, volevo dirvi e spiegarvi il motivo perché sono un po' sparita con i video normali. Tornerò molto presto quando farà anche un po' più fresco e avrò molto più tempo da dedicare a questi tipi di video. E niente, adesso me ne vado, vi saluto perché qua come vedete è tutto buio. Ti è appurato che sono tornati gli anni 90, cioè vedo gente in skate. 2000 non era così, anzi eri trash. La skate, gente skate, gente che gioca ai Pokémon, cioè gente vestita come negli anni 90. Siamo negli anni 90, gente che mi guarda male, che ancora non si è abituata a una tipa con una videocamera. Vabbè, comunque abbiamo fatto, no, hanno fatto la spesa. Ciao, ciao Texas. È un po' che non ti fai vedere, cosa fai quel sorrisino languido? Oggi sono triste. Sei triste, vero? Perché spiega cosa hai fatto alla macchina, dai. Faftsh praticamente la macchina. Fa fetish. Fa fetish, faftsh. Quando fa me. Ma non va. Ma non va come dovrebbe. No. Si è rotto un pezzo. Un pezzo. Pezzo di merda, diglielo. Adesso devo andare a casa. Pezzo di merda. Brezel. Grazie, Brezel. Che buoni sono sti prezze, Brezel, Brezel. Tu, qualsiasi tipo di colore. Ok. Spaccia Brezel. Stavo dicendo, dai, sali, ma tu sei con la tua macchina. Io sono con la mia macchina. Ma non ci sarà la mamma all'esse lunga? No, perché io ho finito oggi, ma basta. Cazzo, che buoni sti brezel. Gloria, basta. Ciao. Saluta. Ciao mamma, come stai? Quanto tempo? Cin cin. Cioè, siamo a Gallarate, c'è un dratini nei dintorni. Sì, c'è un Dratini! Andrea l'ha trovato nell'uovo. Sto aspettando che torna Andrea. Evolviamo. Scelgo te, grandissimo. 882. Ah, bassino. Posso potenziarlo di poco.
tutto ciò mi sono arrivati dei pacchi oggi. Erano 2 giorni che non ero mai a casa. Sarebbe figo avere tipo i vicini di casa corrieri di ogni tipo, perché così sanno dove lasciarti il pacco. Da Lush e da Neve. Da Lush non mi aspettavo per niente queste cose. Sono praticamente le gelatine da doccia, che io non ho mai provato. Più che altro ho letto che sono anche per tutto il corpo, per i capelli. Vabbè, se voi sapete di che cosa si trattano, consigliatemi come usarle. Da Neve invece nuvola struccante, la mousse, e sono curiosissima, questa la proverò stasera. La crema per il viso per pelli grasse, non so quanto andrà bene perché ho scoperto di avere una pelle secca, e quindi vabbè, la proverò lo stesso. Questa qua è la crema eterea, riso e acido fitico, non lo so. Vabbè. Questa bellissima pochettina con tutti gli occhietti. Spero sia nuova, cioè spero che d'ora in poi le pochettine di Neve saranno così. E dentro le pastello, le nuove pastello. Volevo farvi un haul, cioè non un haul, ma una specie di... Neanche spacchettiamo perché le ho già aperte. Boh, di... non lo so, trovatelo voi il titolo. Dove vi faccio vedere magari tutti i make-up, cioè tutti i make-up, ciao. Tutti i prodotti che mi sono stati inviati e... li proviamo insieme, li swatchiamo insieme, ne parliamo insieme, non so, date voi un titolo, se vi può piacere questa tipologia di video, visto che ogni volta magari vedete le foto su Instagram ma poi non ve ne parlo perché non so mai come infilarvi questi prodotti. Quindi magari pensavo, facciamo un video unico dove vi faccio vedere tutto quello che mi mandano. Poi mi è arrivata anche Sabon ha chiuso i punti vendita a Milano, ci sono rimasta malissimo. La ragazza con cui mi sentivo dei vecchi eventi che ho fatto con loro mi ha scritto che, dato che sono stata una loro sostenitrice perché ho sempre acquistato da Sabon, mi hanno voluto inviare questo qua pieno di sample bellissimi, e questi qua che sono prodotti sempre bagno doccia, queste robe qui che anche questi non vedo l'ora di provare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di qualche nuova tipologia di video. Oggi poi, insieme a questi pantaloni, questi jeans e questa maglietta che faccio prima a farvi vedere qua, vabbè, insomma, insieme a questo duo, questo combo di cose che ho preso al Max Moda, sarebbe un negozio di... ma qua c'è la tessera dell'esse lunga, vabbè, che sarebbe un negozio cinese dove vende tutte queste cose, ho preso questi pantaloni, questi jeans che tra l'altro mi scendono, e questa maglietta molto, secondo me, anni 90, particolarissima. E boh, mi piacciono un sacco. Intanto i gatti hanno mangiato. E ho preso anche questi qua, che sono dei pantaloncini con sopra gli elefanti, molto Indian style, con i pompom alla fine. Scusate, sto digerendo il nulla. E questi altri pantaloni, sempre Indian style, però lunghi, con l'elastico sulla parte fine, la parte finale. Ok, buon appetito a me. Stasera cose già pronte. Couscous vegetariano e insalata con i gamberoni buonissimi, gnomi gnomi, e il tè, immancabile tè. Buon appetito a me. Buongiorno, buona domenica, noi siamo qua per fare la grigliata che abbiamo già giocato e adesso abbiamo acceso la griglia e stiamo aspettando di cucinare tutto. Io mi sono già anche cambiata perché qua fa caldissimo, e però ho spruzzato tipo chili e chili, anzi litri e litri di Autumn, perché altrimenti mi mangiavano viva. È stata una bella giocata, abbiamo giocato tra di noi, poi hanno provato anche la ragazza di Steel, Andrea, che si chiama Elisabetta, e poi ha provato anche la figlia della donna di un nostro vicino, cioè Valentino. Vabbè, un po' un casino, comunque ho provato 2 ragazze nuove per farvi intendere e ci siamo divertite un sacco, spero si sono divertite. Buonasera! Uè. Stiamo andando a Galarate ancora perché ci siamo andati anche ieri sera e c'erano un sacco di moduli esca, ma questo forse ve l'ho già detto. Stasera siamo tranquilli perché siamo solo io e Andrea, poi boh, chi ci raggiungerà non si sa. Siamo andati in un ruscello bellissimo, sempre lì nel campo nostro. Ci siamo messi lì tutti quanti con i piedi buttati nell'acqua ghiacciata, bellissima, rinfrescante. Infatti ci siamo talmente rilassati che poi è venuto la biocco a tutti. Solo che tutti hanno dormito tranne la sottoscritta, perché ho fatto di tutto tranne che dormire, e infatti adesso si sente la stanchezza, sono veramente molto stanca. Però vabbè, andiamo a cercare i Pokémon per passare una serata diversa. Cioè, notate, questa è la serata, una serata normale, no? Perché praticamente ieri c'era il triplo di questa gente, c'era tutto il pilone anche qui.
questo è normale, ragazzi. Ma scusa, ah, vale. Posso dire che sono 4,26, guardate come lo perdo. Yeah, no, l'ho preso. Cioè, è proprio facile. Ponci, ponci, coco, ponci. Buon lunedì, noi siamo al Longoni che Andrea si deve prendere un paio di infradito. Un pappello. E si sta trovando anche un pappello. Noi lo chiamiamo pappello. Ti sta bene al contrario, però. Sembri veramente un raga giovane, vai. Al contrario. È meglio così. Perché uomini non date retta alle vostre donne? Voi dovete piacere a noi, non a voi. Siamo andati anche al Media World a fare un giro perché c'era l'aria condizionata. Buonasera! Buonasera, patatine e patatine! Stiamo andando a cena perché quelli del 168, ristorante 168 Garden ci ha invitato a cenare da loro questa sera e abbiamo una fame assurda perché non abbiamo pranzato, giustamente, no? Perché fino a che dormi non è che pensi a mangiare. E infatti ho una voragine. Sì, anch'io. Io sogno cibo. Anch'io, a volte mi spengo e ho fame. Sì. E quindi stiamo andando a cena fuori. Siamo molto contenti perché in questo ristorante fanno cucina italiana, cinese, giapponese e brasiliana. 3 giorni fa avevo una voglia matta perché continuavamo ad andare in giro a prendere i Pokémon e c'erano i kebabari che facevano fritture, cose, sia i kebabari che l'altra sera il circolo lì di Cardano. Un profumo di fritto, ma proprio il fritto buono, no? Voglia proprio, sapete quando mi si fissa in testa quella voglia matta? E sono contenta che almeno stasera mi sentirò appagata perché riuscirò a soddisfare la mia voglia di cibo. I miei vlog, lo so, ultimamente saranno solo Pokémon, 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 però ragazzi è la nostra fissa del momento, fatecela godere. Se siete pochi allenatori sapete che cosa vuol dire. Esatto. E niente, adesso andiamo, sono molto contenta di questa cosa. Vedrete la foto di quello che mangeremo su Instagram e vi farò una recensione live magari se vi va. A noi ci piace un sacco provare posti nuovi, infatti c'è un altro posto a Somma dove che volevo andare, che volevo provare. Ok, siamo arrivati, ci ha fatto fare un giro dalla Madonna del Navigatore alla fine dietro casa. Sì, siamo venuti molto presto, devo essere sincera. Perché abbiamo molta fame. Non c'è nessuno, andiamo. È enorme, è molto molto bello. Ah, è a buffet. Andrea ha detto che è contenta se c'era il buffet. Guardate qui. Pesce. Wow. Ok. Di stare in vacanza. Sì, è vero. Ti ricordi quando siamo andati a Marsalam? Sì, peccato che il cibo di Marsalam non era così. Allora, siamo molto molto pieni. Io ho mangiato 2 cose di sushi, ho preso gli Eviten e finalmente i Tiger Roll, che non li avevo già assaggiati, ma non mi piacevano perché c'era sempre dentro il Philadelphia, però qua mi sono piaciuti perché non sono stati tipo troppo filadelfiosi. Lo sapevo che lo dicevi, cazzo, lo sapevo. I termini di gloria. Alex si chiama, vabbè, quindi saluto, ciao. Mi aveva scritto, no, stai mangiando i Magikarp. E allora ho pubblicato la foto del sushi con scritto, buonissimo il Magikarp, il Tiger Roll di Magikarp. La prossima volta dove vado? Dove andiamo a mangiare? Che magari se non è una di quelle volte che sappiamo all'ultimo, ma se lo sappiamo già dal pomeriggio, metto una foto, tipo stasera andiamo a cena da, che sia Iro, che sia qua al Garden, perché io ci voglio tornare, vabbè, scoperto che pure dietro casa alla fine, cioè, terrò una foto, così se volete venite, ci abbracciamo, ci salutiamo, mangiamo insieme, non lo so quello che volete. E hanno acceso anche le fontane, che sono le guardie dell'imperatore. Sono le guardie dell'imperatore. Sono le statue, non le hai mai viste? No. Sono le guardie dell'imperatore, hanno acceso le cascate. Ma non hai mai visto le statue tu? No. Che faccio? Le statue d'argilla, tutte quelle in fila. Ah no, forse sì, le ho viste. Le guardie dell'imperatore.